Daniele, buonasera e grazie ancora per la gentile collaborazione alla quale ti sei prestato per questa pizza a quattro mani. E ti volevo chiedere subito a caldo, così abbiamo appena terminato di realizzare in anteprima questa pizza tra pastori e pescatori, ma anche tra pizzaioli e chef. Certo, certo. Per me è stato un onore partecipare con te a questo evento. Ho visto anche il riscontro della gente che è stato molto positivo. Alla fine era una pizza abbastanza particolare, sempre mantenendoci sulla tradizione abruzzese, semplice, genuina, la cosa fondamentale nella cucina del 2010. La vogliamo un attimino riraccontare questa ricetta, che nasce da un tuo piatto di grande successo nel ristorante dove attualmente lavori e abbiamo in qualche modo trasmigrato su questa base di pizza. Sì, questo che abbiamo portato sulla pizza è uno dei miei piatti principali, che io chiamo al ristorante La Triglietta, che è formato da una fonduta di ricotta e giuncata con dei filetti di triglia scottati in padella, salati e pepati naturalmente, con dei pomodorini confì, olive taggiasche, olio al basilico. Semplicissimo. Qui naturalmente abbiamo tolto qualcosa perché abbiamo aggiunto qualcosa con il pomodoro. Per completare la pizza naturalmente ho dovuto... Un legante, quindi il pomodoro, la mozzarella c'era già, insomma la crema di formaggio. Sì, quindi abbiamo dovuto aggiungere questo pomodoro fresco, per legare appunto il tuo impasto con il mio abbinamento e secondo me... Ci sono i presupposti per proseguire in qualche nuova sfida. Come no. Sempre all'insegna della tipicità, della abruzzesità, ma della qualità, della professionalità e dell'amore per il nostro lavoro. Sempre e comunque. Grazie Daniele, complimenti. Grazie. E auguri ancora. Grazie. Grazie mille. Passiamo dal maestro all'allievo. Che ne pensi di questa ricetta innovativa? Allora, questa sarà senz'altro una grande ricetta. Hai già avuto modo di assaggiarla e rubare qualche pezzo? Non ancora, difatti la sto rifacendo giusto per provarla. Va bene, mentre invece questi altri ragazzi al forno, la cottura, Paolo, che tu hai una particolare predizione per la cottura della pizza, che rappresenta il suggello finale di una pizza di qualità, come mai? Non lo so, sono appassionato di fuoco, anche barbecue a casa, sempre io, caminetto. La pizza, sappiamo, è costituita da vari passaggi e la cottura è il suggello finale di una pizza di qualità, quindi molto importante, perché possiamo aver fatto bene tutto, ma se roviniamo la cottura o non la indoviniamo, abbiamo rovinato tutto. A che punto sta? Vediamo. Oh, che bella, chi l'ha stesa questa pizza? Valentino, sempre lui. Però abbiamo qui anche altri allievi. Questo è un allievo un po' più fuggiasco, perché reduce da alcune vacanze, ha iniziato il corso, poi si è andato in vacanza, ha preso un po' alla leggera, però adesso è stato preso per le orecchie, un po' da me, un po' dal papà, e prometti solennemente di rituffarti del corso, vero? Sicuramente, a completa disposizione. Come mai sei deciso a fare questo corso? Perché a ottobre ho intenzione di andare in Australia e quindi appunto di fare il pizzaiolo lì. Quindi anche a te ti manderò a quell'altro paese, se Dio vuole. E infine c'è Antonio, che dai suoi, diciamo, pozzi di petrolio, perché lui ha una ragazza russa, proprietaria di alcuni pozzi di petrolio, che vuole reinvestire gli oneri del petrolio nella pizza, vuole mettere una catena di pizzerie in Russia, giusto Antonio? Certo. Tu che ne pensi di questo corso, Antonio? Molto bello, impegnativo, specialmente le impalature, suggestivo. Impalature, c'è da lavorare. Va bene Antonio, comunque piano piano. Anche tu te ne andrai all'altro paese o ti manderò all'altro paese, anche speriamo, a te? Speriamo che ottobre si parte.
Destinazione vera questa volta, non quella di fantasia. Sydney, Australia, oh, Australia. Anche tu quei canguri australiani, portami, mi raccomando, sempre con te un po' di Abruzzo nel cuore, non lo dimenticare mai. Certo, certo. Per Pizza School TV e gli allievi, da degusta è tutto, alla prossima, arrivederci.